E questo cucciolo? Lo riconoscete? E Brooklyn? Dove è finito il cucciolo timoroso che mordeva, che correva a nascondersi, che non si faceva afferrare? Guardate com'è migliorato! È affettuosissimo, un amore questo cucciolo. Si trova benissimo a casa mia e non sospetta minimamente che dovrò riportarlo in canile, purtroppo, perché in famiglia, guardate, io ne ho di animali. Ecco qua. E quindi non mi permettono di continuare a tenerlo questo pasticcino. Ma guardatelo. Io posso, secondo voi, riportarlo in canile? Purtroppo avevo una richiesta di adozione per lui, ma è saltata. È saltata perché molti si sono fatti prendere dalla pietà per questo cucciolo che era a rischio di ritornare in canile e hanno pensato di chiedermelo, però poi non potevano di fatto tenerlo veramente e per tutta la vita, quindi ci sono stati dei passi indietro. Naturalmente tutto questo è comprensibile, non giudico nessuno, anzi ringrazio chi mi ha teso una mano. E poi vorrei che guardaste il lato positivo di questa storia. Brooklyn comunque ha potuto socializzare e ha imparato ad andare al guinzaglio e a fare i bisognini fuori. Vi faccio vedere. Andiamo, Brooklyn, facciamo vedere come sei brava al guinzaglio. Andiamo, 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 andiamo. Eccoci qui con i miei tre cani, tutti in passeggiata si va. Guardate come fa le scale, Brooklyn, guardate. E non è una cosa da dare per scontata perché molti cani hanno paura delle scale. Lui in 2 giorni, anche meno, ha imparato e va anche avanti a tutti. Forza, Brooklyn! Forza! Però mi guarda, si gira indietro. Vuole essere sicuro, ovviamente dipende da me. Vuole essere sicuro che venga anch'io. E adesso apriamo. Siamo fuori! Aiuto, mi sono intrecciata con questi guinzagli. Eccoci. Un attimo solo. Ecco, si va. Forza! 1, 2, 3, Brooklyn, dov'è? Eccolo. Andiamo nell'area verde, accanto a casa mia, anche se è tutta brutta, non è un'area cani, è un suolo abbandonato e io ne approfitto per portare i cani. Ecco, andiamo. Forza. Eccoci qui, gli altri miei cani liberi. Preferisco con i retriever attaccati per poterli recuperare. Ecco, e Brooklyn che fa? Mangia l'erba. Comunque vi rendete conto che non teme assolutamente il guinzaglio? Un cucciolo figlio di cani selvatici che addirittura mordeva dal terrore quando si cercava di avvicinarlo e di prenderlo. È cambiato da così a così. È diventato un bravo cucciolo di famiglia. Però non sei una capretta, eh? Non mangiare l'erba, sei un cucciolo. Fai vedere come fai i bisognini. Fai vedere come fa i bisognini al guinzaglio, su. Ora vedrete. Ma lui vuol mangiare l'erba. E non fa bene l'erba. Che poi fai la popò molle in casa, mi combini il macello, perché dovete sapere che i cuccioli, anche quando imparano ad andare al guinzaglio a sporcare fuori come lui, che vi garantisco fa tutto fuori, sporcano anche in casa, perché come i bambini non hanno ancora gli organi, la vescica, gli sfinteri, insomma, come dire, maturi al punto da saper trattenere. Se gli scappa, la fanno come i bimbi piccoli nella fase di passaggio dal pannolino al vasino. E bisogna essere tolleranti. Questo che significa che se adottate il piccolo Brooklyn, lui sì, vi darà soddisfazione facendo i bisognini fuori, però vi farà qualcosina anche in casa. E questo potrebbe durare fino ai suoi 7 mesi di vita circa, ma può darsi che passi anche prima il problema, perché veramente Brooklyn è un cucciolo sveglio. Non mangiare l'erba, dai, andiamo da un'altra parte, su. E gli piace questa erba al monellino. Dicevo, lui è un cucciolo sveglio che sicuramente imparerà anche a trattenere i bisogni in breve tempo. Sicuramente.
comunque sia, non possiamo dirvi che un cucciolo non sporcherà mai in casa, non possiamo dirvi che anche un tesorino come lui, che dopo tutto è calmo rispetto a tanti cuccioli che ha avuto, ecco, non posso dirvi, promettervi che non distruggerà, magari prendendo una scarpa di valore vostra, facendola a pezzi. Finora non l'ha fatto, devo dire, ma potrebbe farlo, perché più passa il tempo più lui si scioglie, acquista consapevolezza, sicurezza, e quindi si lascia andare e fa il cucciolo. Non mangiare l'erba, monellino, ma gli piace tanto. Se la mangiano in realtà è perché in natura è così, voglio dire, non ci sarebbe nulla di male, se non che appunto in casa possono vomitare oppure fare le feci molli. Fai vedere, piccolo, che fai i bisognini, su, fai vedere come sei bravo, eh? Come vedete, non gli ho messo la pettorina, perché la pettorina non è sicura per i cani che sono a rischio fuga, ossia i cani paurosi. La pettorina assolutamente da evitare, preferite questi collari. Questo è uno che, quando il cane tira, aderisce al collo, non strozza, è un semi strozzo, non strozza assolutamente, però non passa attraverso la testa del cagnolino, quindi anche se lui dovesse imbizzarrirsi io non lo perdo. Con una pettorina rischio di rimanere con guinzaglio e pettorina in mano, il cane che è scappato e va a finire magari sotto le macchine. Questo non deve accadere assolutamente. Noi dobbiamo mettere al primo posto sempre la sicurezza del nostro cane. Quando adottate e portate un cane a casa, ecco, sta facendo pipì, che bravo, bravissimo. Adesso non ho portato un premio, però per educare i cani sarebbe opportuno portare in tasca qualcosa di buono, biscottini molto molto buoni, pezzettini di würstel, se volete proprio badare alla salute, magari del pollo lesso a cubetti, perché se no, se cominciate a rimpinzarli di premi, poi vanno in dissenteria. Ecco, questo è il consiglio che vi do io nella fretta di portarlo giù. Non ho messo nulla in tasca, però gli ho detto bravo, l'ho lodato nel momento in cui gli ha fatto il bisognino fuori. Ora vediamo se fa la popò. Vediamo un po', eh? Vediamo. Ma lui vuole esplorare, giocare. Intanto i miei cani stanno facendo il loro giretto. Ecco. Dai, dai Brooklyn, divertiti, divertiti anche tu, non ti posso lasciare perché non so se ritorneresti al richiamo. Ecco, quella del richiamo è un'altra cosa molto importante, bisogna educare, abituare il proprio cane a venire quando si sente chiamato per nome. Cosa fai, monellino? Cosa fai? Ecco, io adesso dovrei abituarlo al nome Brooklyn, però so che glielo cambierete molto probabilmente, ma tanto lui si abituerà anche al nuovo. Ecco, ecco qua. No, la cacca di un altro cane, togliamoci, chi è stato? Noi la raccogliamo sempre, noi non la lasciamo, qualcuno viene qui e non la tira su. Stavo dicendo, educare il proprio cane al richiamo è molto importante, quindi quando lo avete a casa dovete abituarlo ad essere chiamato, e quando lui arriva, anche se non arriva subito, voi gli fate praticamente feste, lodi, bravo, gli dite, lo accarezzate, e meglio ancora gli fate trovare un premietto. Ecco qua. Ah, guardate, sta facendo la popò. Eccola, guardate, scusate la scena, però non è che vi dovete schifare, la raccogliamo, bustina. Un attimo, mi servono le mani, devo spegnere. Eccola qui, la popò nel sacchettino, pronta per essere buttata nell'apposito contenitore. Eccoci qui. Il giretto adesso da questa parte è finito, ora andiamo a passeggiare da un'altra parte. Interrompo il video perché sennò sarebbe troppo lungo e tedioso. Vi ho dimostrato che Brooklyn è diventato bravissimo, non sembra proprio cucciolo figlio di randagi, sembra un cane d'allevamento educatissimo, bravissimo. E ora proseguiamo con il nostro giro, spegniamo la telecamera, facciamo i saluti. Brooklyn, ciao a tutti, adottatemi, adottatemi, non voglio tornare in canile, vi prego.
non deludete questo musetto, mi raccomando. Ciao a tutti, ciao a tutti.